Bentornato, amico mio. Spero che i video che ti ho mostrato finora ti abbiano fatto capire cosa sia la vera paura. Con i video che ti mostrerò oggi, capirai che essere curiosi potrebbe essere un tantino pericoloso. Soprattutto se la tua curiosità ti porta a vedere cose che non dovresti vedere. Prima di cominciare, però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Uno youtuber di nome Tammy Jackson, per evitare che qualche ladro potesse entrare nella sua residenza, decide di installare delle telecamere di sicurezza. Una notte, però, invece di riprendere un ladro, la telecamera di sicurezza riprende qualcosa di più spaventoso. Dal nulla appare una strana sagoma bianca che, percorso un certo tratto, svanisce nel nulla. La telecamera di sicurezza che è stata installata è fornita di un sensore di movimento. Infatti, come si può notare, la sagoma a un certo punto svanisce e si accende all'improvviso una luce. Questo vuol dire che qualcosa o qualcuno ha sfiorato il sensore di movimento della telecamera. Nel prossimo video, un canale chiamato X Paranormal mostra qualcosa che mette veramente i brividi. La maniglia di casa di questo utente incomincia a muoversi da sola, come se ci fosse qualcuno dall'altro lato che cercasse di entrare. L'uomo si fa coraggio e va a controllare. Come potete notare, dall'altro lato c'è un'altra porta. Una volta aperta la porta, però, l'uomo non vede nessuno. Pensando che fosse solo uno scherzo, l'uomo decide di chiudere a chiave la porta di entrata. Ma il fenomeno si ripete. Questa volta non ci sono più dubbi. Questo non è uno scherzo. L'unica conclusione è che qualcosa di non umano ha tentato di aprire la porta. Un altro filmato che mi ha dato veramente i brividi è quello del canale YouTube What is That 09. Mentre uno dei fratelli riprendeva l'altro per un progetto scolastico, la telecamera che riprendeva l'altro fratello cattura qualcosa di inaspettato. Mentre il cane muove le tende, si può notare uno strano volto. Possiamo tranquillamente dire che quel volto non aveva nulla di umano, ma aveva uno sguardo minaccioso e malvagio. Rivedendo il video, i due ragazzi sono rimasti scioccati. Essere curiosi non è sempre un pregio. Se di mezzo poi ci sono gli spiriti, potrebbe essere alquanto pericoloso. Spero che il video ti sia piaciuto e noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.